chiamo Cesco Reale, mi occupo di divulgazione, in particolare su lingue, giochi e matematica. Qui all'Accademia Culturale di Rapallo, Giorgos Karalis, il presidente mi aveva chiesto diversi mesi fa un intervento su, visto che il tema è l'uomo e il mito quest'anno, mi aveva chiesto un intervento su mito e matematica. Io ero già venuto alcuni anni prima su una conferenza, per una conferenza su lingue e matematica, e quindi gli ho proposto questo ciclo di conferenze che termina oggi, di tre interventi. Il titolo del ciclo è Matemitica, Metamito e Metamatematica. È un po' uno scioglilingua. E quindi il martedì abbiamo parlato dalla matematica nel mito al mito nella matematica, in particolare Didone, Apollo e Archimede. Ieri abbiamo parlato del mito platonico della caverna e le ombre della quarta dimensione spaziale. E oggi parliamo del mito di Pitagora sulla nascita della musica. Perché le sette note sono proprio 12? Un titolo così un po' provocante, un po' così. Allora, interrompetemi in qualunque momento, lo dico sempre all'inizio del... Come? È meglio che non interrompano. No? No, perché? No, secondo me no, io sono di un'altra filosofia, no? Io preferisco che se avete delle domande mi interrompiate subito, in particolare oggi, perché oggi la parte matematica è sicuramente sui tre interventi quella più difficile, quindi vi dico subito che ci sono delle parti un po' difficili, però l'importante è, io cercherò di fare un po' un riassunto sia all'inizio che alla fine, dei concetti di base, e il concetto di base è facile. Poi proveremo ad andare a capire alcuni dettagli, e questi possono essere sicuramente un po' più difficili, però non vi spaventate, insomma, l'importante è almeno capire i concetti di base, e poi se riusciamo a andare a approfondire qualcosa anche in più, meglio ancora, se no, insomma, ci accontentiamo dei concetti generali. Allora, dunque, tanto per cominciare, questa è un'incisione di Franchinus Gaffurius, un italiano, che un teorico della musica, che l'ha pubblicata nel 1492, pensate, l'ha creata, insomma, l'ha incisa nel 1492, che mostra, è l'incisione più famosa che raffigura il mito di Pitagora. Il mito di Pitagora riguardo la musica, perché poi anche lì su Pitagora ci sarebbero tanti altri miti da raccontare, tra tante altre storie che fanno parte del suo personaggio. In questa incisione, allora vi racconto brevemente il mito di Pitagora relativo alla nascita della musica. Nascita della musica, ora precisiamo, è un termine non preciso, nel senso che si sa che la musica è nata millenni prima, addirittura la stessa scala pitagorica si sa che esisteva già presso i babilonesi, quindi... Nascita della musica si riferisce semplicemente a questo mito che andiamo a raccontare, secondo il quale Pitagora ha teorizzato la scala pitagorica, una scala musicale di cui parleremo fra poco. Però ecco, sapete anche voi che la musica è molto più antica, quindi da un punto di vista storico non è vero, ecco, non è che nasce con Pitagora la musica, attenzione. Dunque, secondo questo mito, Pitagora, che è Pitagora di Samo, ma aveva la sua scuola iniziatica a Crotone, quindi in Calabria, nella città di Crotone, quindi aveva questo suo gruppo di adepti, e un giorno si trova a passare vicino all'officina di un fabbro.
e ascolta i suoni prodotti dai martelli che battono e, incuriosito, entra nell'officina e comincia a fare così un po' di subbuglio. Va da uno, gli chiede: ah, ma suonami questo, ma aspetta, adesso suona sulla stessa incudine ma con questo martello qui, ma qual è questo, quanto è? Pesa il doppio di questo martello, pesa il doppio di quest'altro, e adesso metti quest'altro, pesa il triplo, ecco, prova a suonare questo, sentiamo come, ecco, e quest'altro invece no, proviamo questo, aspetta, vieni un attimo tu, prova un attimo, facciamo con quest'altro, vediamo, e se raddoppiamo invece l'incudine, prova, scusa, insomma, a un certo punto il capo fabbro insomma esasperato: ma io qui devo lavorare, non è che possiamo stare a fare i giochini. E lui, insomma, comincia a avere un'idea che ci possa essere una relazione tra i pesi dei martelli e i suoni prodotti, cosa che poi invece sappiamo essere falsa rispetto ai pesi. Comunque, secondo il mito, lui da questa idea comincia poi a fare una serie di esperimenti, per cui lì a sinistra vedete appunto i martelli. Qui a destra vedete le campane e i bicchieri con l'acqua, Kalapogima, Yorgo. E in queste altre due invece vedete i flauti sulla destra e le corde sulla sinistra. Per cui comincia a fare una serie di prove con flauti di lunghezze diverse, con corde di lunghezze diverse e così via. Noi adesso ci concentreremo sulle corde. Allora, cominciamo a definire, diciamo, a fissare alcuni concetti fondamentali. Sapete cosa sono le onde, perché insomma nel mare ci sono le onde, quindi penso che tutti hanno il concetto di onda. Un'onda ha una certa velocità di propagazione. Per esempio, non so se vi è mai capitato o se sapete come stimare la distanza di un temporale. Lo sapete come fare? Cosa fate? Com'è? Esatto, la distanza temporale dal lampo al tuono e poi... Diciamo che sono passati 5 secondi, poi cosa fate? Come fate a sapere quanto è distante il lampo? Ecco, con la velocità del suono, esatto. Allora, la velocità della luce è talmente elevata che possiamo considerare, sì, 300, quasi 300.000 km al secondo, possiamo considerarla istantanea per quello che ci riguarda, perché il calcolo non cambierebbe molto. E la velocità del suono invece? 300. No. Ah, chilometri l'ora, oddio, adesso in chilometri l'ora ce l'ho in metri al secondo. Comunque, in metri al secondo sono circa? Esatto, 340 metri al secondo. Quindi, se sono passati, diciamo, 5 secondi, no? Tra il lampo e il tuono, fate 340 per 5... Ok, e sapete quanto a quanti metri, a quanti chilometri di distanza è il nostro temporale. Ok? Ecco, quindi questa è questo 340 metri al secondo è la velocità di propagazione del suono nell'aria a condizioni classiche, insomma, di pressione, di temperatura classiche. Invece, per esempio, la velocità del suono nello spazio quant'è? Zero, perché nello spazio, diciamo, non c'è aria, quindi non c'è un mezzo attraverso cui si possa trasmettere il suono, eh? Ok? Nell'acqua è più veloce. Nell'acqua è più veloce, sì. In generale anche nei solidi è ancora più veloce, perché c'è una maggiore densità. Quindi questo è il concetto di velocità di propagazione. Ora, una volta fissata la velocità di propagazione, per esempio quella che abbiamo detto prima del suono, noi abbiamo due parametri. Questa velocità la possiamo vedere come prodotto della frequenza per la lunghezza d'onda. Allora, andiamo a vedere cos'è la lunghezza d'onda. Cos'è secondo voi la lunghezza d'onda? Qui abbiamo due onde. Secondo voi cos'è la lunghezza d'onda?
Lo spazio tra? Tra i due picchi, tra i due picchi consecutivi. Per esempio, quindi qui immaginate che sia un'onda sonora, no? L'onda sonora potete immaginarvela come l'onda, per esempio, del mare, no? Soltanto che in mare abbiamo un'interfaccia tra acqua e aria, per cui la vediamo bene l'onda. E invece, se è tutto nell'aria, non riusciamo a vederla. Però è simile, diciamo, possiamo considerarla più o meno così. Quindi la lunghezza d'onda è la distanza fra due creste, ok? Invece la frequenza, che cos'è? Al secondo, esatto, è il numero di picchi o di creste al secondo, che si misura in Hertz. Hertz era un fisico tedesco e, per esempio, se io dico una frequenza di un Hertz, vuol dire un battito al secondo. Se faccio... Questa è la frequenza di un Hertz, cioè un battito al secondo, e quindi anche un picco al secondo. Perché quando io faccio così, si crea un picco. Sì. Quello alto, sì. Sì, esatto. Quindi, siccome... E se invece dicessi 2 Hz vuol dire 2 battiti al secondo, ok? E così via. Per esempio, vi dico subito, sapete, c'è il, per accordare gli strumenti si usa spesso uno strumento che si chiama diapason. E in genere si ha un diapason, non solo, ma insomma quello più famoso è un diapason che suona un La centrale. A quanti hertz ha il La centrale, lo sapete? 440. Quindi vuol dire che quando io batto questo diapason, in realtà fa delle oscillazioni e ne fa talmente veloci che sono 440 al secondo. Ok? Ecco, quindi questo è per introdurre la frequenza. Ora, da questa formula sappiamo che una volta che sappiamo qual è il mezzo di propagazione, per esempio l'aria, e quindi sappiamo la velocità, abbiamo detto 340 metri al secondo, una volta che la velocità è fissata, questa velocità è il prodotto di frequenza per lunghezza d'onda, quindi se io aumento, diciamo, no, diminuisco la lunghezza d'onda, vedete che qui la lunghezza d'onda è più corta, giusto? Se io diminuisco la lunghezza d'onda, in realtà la frequenza cosa fa contemporaneamente? Aumenta. In particolare qui io ho dimezzato la lunghezza d'onda e la frequenza è raddoppiata. Infatti vedete che se questo è lo spazio percorso in un secondo, qui ho una frequenza di 1 Hz e qui nello stesso spazio invece ci sono due picchi, quindi 2 Hz. Ok? Quindi frequenza e lunghezza d'onda sono inversamente proporzionali, si dice. Al raddoppiare di uno dimezza l'altro. O al triplicare di uno di terza l'altro. Ecco, inventiamoci questa parola. Ok. Allora, Pitagora cosa fa? Torna a casa e si prepara una serie di corde. Prende una prima corda di una certa lunghezza, diciamo di lunghezza 1, per esempio, un metro, la suona e sente una certa frequenza. Vi dico già che il concetto di nota musicale è associato alla frequenza. Quindi note musicali considerate più acute sono associate a frequenze più alte. Allora lui suona questa, diciamo, fa vibrare questa corda che è fissata ai due estremi e sente una certa nota, che noi qui adesso per comodità con termini moderni chiameremo Do, Do 1. Dopodiché cosa fa? Però, ecco, sono nomi moderni, ci tengo a precisare. Non sono i nomi che aveva Pitagora, comunque. Poi cosa fa? Divide la corda in due e fa vibrare questa, cioè mette un punto fisso nella parte centrale e prende soltanto metà corda e la fa vibrare.
e sente un'altra nota che ha frequenza rispetto alla prima, frequenza la lunghezza d'onda è la metà, la frequenza è doppia. Ok? Perché chiaramente qui vedete che quando la faccio vibrare questa lunghezza d'onda è la metà di questa, giusto? E quindi la frequenza è doppia. Poi continua, dice, lui era adorava i numeri razionali, quindi i rapporti tra numeri interi, quindi dice, adesso l'ho divisa per 2, adesso la divido per 3. Passo successivo, proviamo a dividerla in 3. E fa suonare questa parte corta, no? E ottiene una frequenza che ha valore triplo della prima. E così via, poi valore quadruplo, quintuplo, sestuplo. Tutti questi valori di frequenze si chiamano, in termini moderni, i valori armonici della frequenza fondamentale. Cioè se questa è una frequenza F iniziale, che si chiama frequenza fondamentale, il doppio, il triplo, il quadruplo, il quintuplo, eccetera, si chiamano armonici della frequenza fondamentale. E tra l'altro si vede poi in fisica acustica che quando io faccio vibrare questa prima corda, in realtà si sentono anche, si possono sentire anche direttamente gli armonici, senza neanche andare a far vibrare queste altre, si sentono perché per esempio qui vedete che questa frequenza doppia rientra perfettamente qui dentro, un numero intero di volte, esattamente 2 volte. Ecco, quindi in fisica si sa che quando io faccio vibrare la frequenza fondamentale, oltre alla frequenza fondamentale, che è quella poi più forte, diciamo, come intensità, però si sentono anche gli armonici superiori. E a questo punto il suo interesse è andare a... Lui si accorge che alcune frequenze insieme suonano bene e altre invece suonano male. Quindi comincia a ragionare su consonanza e dissonanza. Allora, in particolare, adesso noi faremo, per andare a capire meglio questi concetti, utilizzeremo un programma che si chiama Esperimenti Sonori, programma informatico, del professor Brandolini, dell'Università di Bergamo, che ho avuto la fortuna di conoscere, diciamo, la cui moglie ho avuto la fortuna di conoscere qualche settimana fa al Festival Bergamo Scienza, perché tra l'altro portava un laboratorio che aveva creato insieme al marito, e lei è professoressa in un liceo, la professoressa Barbieri, un laboratorio dal nome molto simile a quello che portavo io. Io portavo un laboratorio che si chiama Vedere il Suono, che sono tecniche di visualizzazione del suono, e lei aveva anche l'anno prima fatto una mostra abbastanza simile, con alcune differenze, ma insomma, quindi ci siamo confrontati, e abbiamo imparato ognuno cose nuove, e in particolare lei mi ha parlato di questo programma e che mi ha, io le ho detto che avrei dovuto fare questa conferenza qui, quindi lei gentilmente me l'ha dato. Ecco, allora, quindi adesso andiamo a usare questo programma e a fare qualche esperimento sonoro insieme, ok? Vediamo di suonare insieme alcune note. Qui ho messo, qui in realtà serve più a me, ma ve lo dico, una serie di note con nomi, ripeto, moderni, e le frequenze relative. Ecco, vedete che il La centrale è 440, ok? E per esempio il La diesis o Si bemolle seguente è 466, il Si successivo 494, il Do successivo 523 e così via. Ok, allora, cominciamo quindi a suonare qui abbiamo canale sinistro, canale destro. Suoniamo 2 note della stessa frequenza, per esempio 400, ecco, prendiamo proprio il La, 440, dunque, 440 e questo 440. Li suoniamo insieme. Allora, qui c'è la somma delle due, questo è il canale destro, il canale sinistro, e qui è la somma, perché chiaramente vengono fuori insieme, quindi acusticamente le onde si sommano. Anche nel mare, se avete 2 onde
che si sovrappongono ci sono dei fenomeni di interferenza, e quindi di fatto si chiama somma di onde. Allora proviamo a sentire. Vi chiedo subito, dà fastidio, è troppo forte? No? Va bene? Ok. Se volete che poi lo alzi o lo abbassi, me lo dite. Questo è quindi una nota a 440 Hz che in termini moderni si chiama La. E in particolare, siccome entrambi sono a 440 Hz, la somma è un'altra onda, anch'essa alla stessa frequenza, che ha semplicemente intensità doppia. Perché si sommano, sono in fase, tra l'altro, quindi si sommano e ha intensità doppia. E questa cosa si chiama unisono, cioè il rapporto delle due frequenze è 1. Perché ho 440 diviso 440, il rapporto è 1. Questa cosa in musica si chiama unisono, due note della stessa frequenza. Adesso proviamo invece a suonare... anzi no, facciamo un'altra, vi rispondo un unisono però a 300. Qui non so se c'è qualcuno che fa musica, che suona? Chi? Uno, due, ecco. Sapreste riconoscere che nota è? Io assolutamente non ci riesco, perché io non faccio musica, quindi no. No? No. Allora, ve lo dico io, è vicino a un re, perché se torniamo alla schermata, 311 è un re diesis e il re invece è 294, quindi è tra un re e un re diesis. Ok? Ok, adesso proviamo invece a fare, quindi il primo passo è dividere la corda in due, quindi raddoppiare la frequenza, quindi mettiamo 300 e 600. Vediamo cosa esce fuori. Allora, qui vedete che c'è la somma, ok? Allora, i musicisti cosa dicono? Cosa sentono? Un do. Un do? Mi? Allora, sono due note distinte, una a 300 e una a 600 Hz. Come? Successivamente? Allora, la prima è questa. La seconda. Ecco, esatto. Allora, sempre in termini moderni, si dice che è la stessa nota, ma ha un'ottava superiore. Cioè, è lo stesso, diciamo, lo stesso re, se fosse un re preciso, però dell'ottava superiore. Quindi, come dire, nel pianoforte è lo stesso tasto, però spostato più in là. Sapete, avete presente il pianoforte? La stessa, ecco, che la stessa sequenza di note poi si ripete, no? Anzi, lo possiamo anche visualizzare rapidamente. Dov'è? Ecco. Qui no? Questo è il pianoforte, qui abbiamo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do con i diesis qui in mezzo e poi qui si ritorna al Do, però più alto in frequenza. No? E poi qui ce n'è ancora un altro. Quindi, ecco, quindi praticamente abbiamo scoperto che raddoppiando la frequenza troviamo una nota che noi chiamiamo, diciamo essere la stessa nota, però... di un'ottava superiore, quindi poi andremo a capire anche perché si chiamano ottava, quinta e altre, eccetera, eccetera. Però insomma è un rapporto 2. Adesso vi faccio sentire ancora un'altra cosa. Vi faccio sentire allora, prima facciamo 400. Ecco, 400. Che nota è? È circa tra Sol e Sol diesis.
E poi sentiamo il 600. E quella di prima è circa un re, tra re e re diesis. Adesso le sentiamo insieme. Qual è il rapporto di queste due frequenze? Cioè 600, quant'è? 600 diviso 400? Il rapporto? 1,5, ok? O in termini razionali 3 fratto 2, che a Pitagora piacevano i rapporti di interi, quindi 3 mezzi, 1,5. E lo sentiamo. Vi piace di più o di meno di quello di prima? Di meno. Questo è quello che in musica si chiama un rapporto di quinta. Per esempio, il rapporto Do-Sol. Poi, ripeto, andremo a capire anche perché si chiamano, hanno questi nomi quinta, ottava, e lo vedremo dopo. E ripeto, sono termini moderni. Ok. Adesso, quindi lui continua, e poi, quindi abbiamo visto il rapporto 2 su 1, poi abbiamo visto il rapporto 3 su 2. No? Perché se queste sono frequenze, questa è frequenza 1, 2, 3, 4, 5, 6, se suoniamo queste due insieme il rapporto è 2 a 1, se suoniamo queste due insieme il rapporto è 3 a 2. E così via, poi possiamo suonare Pitagora, insomma, ha fatto vari esperimenti, ha fatto il 4 terzi, il 5 quarti, il 6 quinti e così via. Adesso andiamo a suonare uno, prendiamo... allora, prendiamo 400 e no, prendiamo un attimo, fatemi fare due conti. Prendiamo 300 e 350. Allora, qual è il rapporto qui? 7 sesti. Il rapporto è 7 sesti. E lo suoniamo. Vi piace di più o di meno? A chi è che piace di più? A chi è che piace di meno? Ok. Adesso continuiamo ad avvicinarli questi due, quindi abbiamo un rapporto sempre più vicino a uno. Vedete qui, questa è la somma. Ecco, prendiamo per esempio questo qui, 310-300, sentiamolo. Vi piace di più o di meno rispetto a quello precedente? Chi dice di più rispetto a quello precedente? A chi piace di più? Uno, due. Chi piace di meno? Ok. Allora, andiamo a vedere adesso i grafici di queste cose che abbiamo sentito. Questo è il rapporto 1 a 1, l'unisono, due onde uguali. Questo è il rapporto 2 a 1. Vedete che questa blu scura ha la frequenza doppia dell'altra, no? Vedete che questo è il periodo, cioè dopo quanto tempo si rimettono in fase. Sostanzialmente, dopo questo tempo qui ritorna esattamente lo stesso modulo. Lo potremmo copiare e incollare, è uguale, ok? Quindi dopo quanto tempo si rimettono in fase. Vediamo invece il rapporto 3 a 2. Questo è il rapporto 3 a 2. Vedete che nel periodo la rossa fa 3 picchi e l'azzurra ne fa 2. Rapporto 3 a 2. E vedete che il periodo è un po' più lungo rispetto a prima. Questo è il rapporto 4 terzi e 5 quarti. Vedete che il periodo è sempre più lungo. Questo è 7 sesti, è ancora più lungo. Quindi se li mettiamo a confronto, sostanzialmente questo è 2 a 1, questo è 3 a 2, questo è 7 sesti. Vedete che il periodo diventa sempre più lungo. Vedete che qui sono in fase, poi si sfasano, questa ne fa 7, quell'altra ne fa 6, poi ritornano in fase.
Come? Perché uno ha frequenza 7, l'altra è frequenza 6. Sono due frequenze diverse, quindi mentre una ne fa 7, l'altra ne fa 6. E quindi vedete che in questo periodo di, diciamo, rimessa in fase è sempre maggiore. Ecco, acusticamente il nostro orecchio tende ad associare un rapporto di bellezza quanto più questo periodo è corto. Cioè, quanto prima queste due onde si rimettono in fase, quanto più è considerato un rapporto di frequenza piacevole. Adesso ritorno un attimo, e quindi questi saranno molto consonanti, qui cominciamo ad andare verso dei rapporti dissonanti. E qui per il momento non parliamo di condizionamenti culturali, ma parliamo di acustica, cioè di un qualcosa che è considerato essere abbastanza universale, proprio a livello biologico, anche a livello matematico se vogliamo. Quindi tanto più i rapporti sono semplici, 2 a 1, 3 a 2, quanto più c'è consonanza, quanto più i rapporti sono complessi, diciamo, più a numeri più elevati, quanto più arriviamo verso la dissonanza. Questo adesso lo possiamo vedere anche attraverso una cosa che si chiamano battimenti. Sostanzialmente, se le due frequenze sono uguali, la somma è esattamente la stessa frequenza. Se cominciamo, e adesso la risentiamo, quindi una nota ben definita. Se adesso cominciamo invece a spostarci leggermente, vedete che qui si creano queste, nella somma delle due onde che quindi fanno interferenza, si creano questi avvallamenti che si chiamano appunto battimenti e vediamo, proviamo a sentirli. La sentite questa vibrazione? Ecco, questo si chiamano, questi sono i battimenti e sono appunto questo effetto che vediamo nella somma delle due onde, che hanno frequenze leggermente diverse. Se però noi prendiamo la frequenza esattamente doppia, vedete che questi battimenti sono cortissimi. Quindi all'orecchio umano piace di più. Risentiamolo. Praticamente sono talmente veloci che non li sentiamo proprio. Stessa cosa se prendessimo il 3 mezzi, quindi 4,50. Sentite che, come vi suona? Abbastanza bene, no? Non sentite questo giusto? Ecco. Quindi diciamo che i concetti di consonanza e dissonanza sono grosso modo legati a questo concetto. Poi se volete fare altri esperimenti li facciamo anche più tardi, adesso intanto proseguiamo. Allora, sostanzialmente, vi prego. Sì. Sì? È perché sono approssimati, allora 2,62 farebbe 524 e qui c'è 523. È una questione semplicemente perché c'è una virgola. Io ho fatto un troncamento. Sì, complimenti per l'osservazione perché effettivamente. Sì. Perché in realtà quello lì è un 2,62 virgola qualcosa, quindi in realtà sono il doppio esattamente, però. Complimenti, abbiamo un pubblico attentissimo qui. Allora, adesso quindi cosa fa Pitagora? Diciamo, consideriamo due onde A e B con rapporto di frequenza FA su FB uguale a 2, quindi rapporto di frequenza 2. Quando A e B vengono prodotte contemporaneamente, esse si fondono e vengono spesso percepite come un suono unico. Tanto che addirittura, adesso qui bisognerebbe fare degli esperimenti, se avete voglia poi magari li facciamo anche, tanto che tra non musicisti, dico tra non musicisti perché il musicista è già culturalmente influenzato, quindi è meno interessante, però tra persone che non sono musicisti, effettivamente sembra che quando uno gli fa sentire un unisono o un'ottava, cioè due note a stessa frequenza, oppure due note a frequenza una doppia dell'altra, sembra che spesso sia addirittura difficile distinguere l'unisono dall'ottava.
Io ho fatto qualche esperimento anche con amici, effettivamente, però diciamo, gli esperimenti che ho fatto io non hanno valore statistico, insomma, quindi non... E quindi diciamo che se, secondo questa spiegazione acustica, sarebbe effettivamente una giustificazione del fatto che Pitagora le considerava come la stessa nota musicale. Cioè lui disse, queste sono due frequenze diverse, però suonano talmente bene insieme che d'ora in poi io le chiamerò con lo stesso nome. Quindi questo è un assioma, se vogliamo, è una cosa che Pitagora postula e, sempre in questo mito, è alla base del ragionamento che vedremo fra poco, della nascita della scala musicale pitagorica. Quindi, diciamo, prima cosa, noi decidiamo che quando abbiamo un rapporto di frequenza 2 lo chiamiamo con lo stesso nome. Chiaramente poi distingueremo, per esempio, Do 1 e Do 2 in termini moderni, per dire che è la stessa nota, però ha un'altezza diversa, una più acuta e una più bassa. Ecco, vediamolo qui sul pianoforte, sempre moderno, il rapporto di frequenza 2. Abbiamo visto anche prima, quindi tra un Do e un Do c'è un rapporto di frequenza 2. Qui di nuovo rapporto di frequenza 2. Ma il rapporto di frequenza 2 c'è anche fra un Mi e un Mi. La distanza è la stessa. Ora, noi adesso andremo a costruire uno strumento matematico che ci servirà per il nostro discorso, e in particolare per capire perché abbiamo 12 note. Perché dico 12 note? Non so se è chiaro a tutti. Esatto. Se noi vediamo qui da Do a Do, noi abbiamo 7 tasti bianchi, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, più 5 tasti neri. Quindi in realtà le note sono 12. Ok? Adesso cerchiamo di capire perché le note nella musica occidentale almeno sono 12? Adesso vediamo di capirlo matematicamente. Allora, quindi noi abbiamo bisogno di costruirci uno strumento matematico che si chiama cerchio logaritmico, lo vedremo fra poco, che è basato su una scala logaritmica. Vedremo fra poco che vuol dire. Sostanzialmente noi qui abbiamo un per 2 e questo per 2 ha sempre la stessa lunghezza. Però se noi prendiamo una scala lineare, 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera, il per 2 non ha sempre la stessa lunghezza, perché qui da 1 a 2 raddoppio, poi da 2 a 4 raddoppio, da 4 a 8 raddoppio, da 8 a 16 raddoppio. Ma questo per 2 non ha sempre la stessa lunghezza, giusto? Aumenta, anzi raddoppia sempre. Ecco, noi invece, per la musica, siccome non stiamo ragionando su differenze di frequenza, ma stiamo ragionando su rapporti di frequenza, perché, esatto, su rapporti di frequenza, no? Rapporto 2, per esempio, noi vogliamo, per semplicità, che questo per 2 abbia sempre la stessa lunghezza, esattamente come nel pianoforte. E quindi andiamo a costruire una scala che si chiama scala logaritmica, in base 2. Adesso spiego anche brevemente perché, ma non è particolarmente importante per il prosieguo. Logaritmica perché il logaritmo ci consente, se noi abbiamo 2 alla terza uguale 8, se io voglio, diciamo che ho il 2, so che un 2 elevato a un certo esponente mi dà 8. Ok? Per trovare, quindi ho un'equazione del tipo 2 alla x uguale 8. Se io voglio trovare questo x, dico che x è il logaritmo in base 2 di 8, cioè è l'esponente che devo dare a 2 per ottenere 8. Allora, se qui noi esprimiamo queste potenze di 2, 1, 2, 4, 8, appunto come potenze di 2, quindi se per esempio 2 è 2 alla prima, 4 è 2 alla seconda, 8 è 2 alla terza, no? Perché 2 per 2 per 2 fa 8, 16 è 2 alla quarta. 1 e 2 alla 0, vabbè, adesso non spieghiamo il perché, ma non ci interessa. Allora, se adesso io faccio una scala in cui l'equispaziatura non è sui numeri, ma è sugli esponenti, allora qui tra 0, 1, 2 e 3 vedete che sono tutti alla stessa distanza questi esponenti, questa si chiama scala logaritmica. E quindi vedete che 1, 2, 3, 4, 5 si
assemblano sempre di più, sono sempre più vicini i numeri, no? Ecco, questa è proprio la scala del pianoforte. Se noi andassimo a scrivere dei numeri, cioè associamo a ogni tasto del pianoforte la sua frequenza e ci scriviamo sopra il numero, come abbiamo fatto tra l'altro qui all'inizio, ecco, questi si approssimano sempre di più. Le distanze si accorciano. Vedete che tra qui e qui la distanza è circa 30. Qui invece la distanza, cioè nel contrario, scusate, la distanza qui è invece 15. Ok? Quindi qui andando verso l'alto le distanze si accorciano sempre di più. Ok? Allora, quindi torniamo a noi. Quindi noi ci siamo costruiti questa scala che si chiama scala logaritmica, che è esattamente la scala, tra l'altro, non a caso, del pianoforte, in cui quando raddoppiamo la distanza è la stessa. Adesso, il secondo e ultimo passaggio che dobbiamo fare è avvolgere questa scala logaritmica attorno a un cerchio. Perché? Immaginiamo di prendere sempre il nostro pianoforte. Ok? Noi vogliamo, prendiamo questa distanza qui, diciamo che è 1 metro per dire, prendiamo una circonferenza di 1 metro e ci avvolgiamo attorno tutti i tasti del pianoforte. In questa maniera, tutti i do, siccome poi la continuiamo ad avvolgere a spirale, no? Tutti i do saranno per dire in alto a mezzogiorno, per dire, tutti i re saranno un po' spostati, perché? Quando vado ad avvolgere attorno a questo cerchio, la distanza, la mia circonferenza è esattamente uguale a questa distanza di ottava, per cui quando ho fatto un giro sono tornato al do. Ok? E questo si chiama cerchio logaritmico. Quindi qui andiamo a, adesso lo vediamo qui con i numeri, andiamo ad avvolgerlo e l'1 arriverà qui in cima. Il 2 quando lo avvolgiamo arriverà qui in cima e poi farò un altro giro, anche il 4 arriverà qui in cima. Farò un altro giro, anche l'8 arriverà qui in cima. Quindi tutte le potenze di 2 arriveranno qui in cima. Ok? In questo modo, ecco, questo è il nostro cerchio logaritmico in base 2. Ci sono i gradi dell'angolo che poi ci saranno utili, da 0, 180, 360. E sostanzialmente adesso noi abbiamo fatto coincidere qui in alto tutte le potenze di 2. 1, 2, 4, 8 sono tutte qui. Qui invece avremo per esempio il 5, ok? Ma avremo anche il 2,5 perché abbiamo detto che quando moltiplichiamo o dividiamo per 2 resta la stessa nota e quindi sul cerchio logaritmico quando moltiplichiamo o dividiamo per 2 il punto è lo stesso. Quindi così come qui abbiamo 1 e tutti i suoi doppi, qui avrei anche i suoi mezzi, quindi un mezzo, un quarto, un ottavo e così via. Qui abbiamo per esempio 5, ma avremo anche 10, avremo anche 20 e avremo anche 2,5, 1,25, la sua metà, il suo quarto e così via. Qui abbiamo per esempio il 7 e 7 mezzi, 7 quarti e così via. Ok, adesso vediamo perché ci serve questa cosa. Sostanzialmente noi andiamo a considerare quindi tutti i numeri tra 1 e 2, okay, ci concentriamo su questo cerchio centrale tra 1 e 2, e noi diciamo che la prima nota, quella che abbiamo visto all'inizio, la corda lunga, no? La consideriamo, quindi questa qui sostanzialmente, questa qui in alto, la chiamiamo Do, per convenzione, la chiamiamo Do. Dopodiché, questa frequenza che ha rapporto 2 a 1, siccome è un rapporto 2, anche quella sta sullo stesso punto in alto ed è un Do. Quando invece andiamo a fare un rapporto tra questa e questa, che è 3 a 2, 3 mezzi, vediamo cosa succede. Il 3 mezzi lo andiamo a trovare qui. Ora, perché 3 mezzi? Perché Pitagora dice il rapporto 2 è quello che addirittura è talmente consonante che è la stessa nota, però
Dopo il rapporto 2, qual è il rapporto più consonante? Se vi ricordate l'abbiamo visto prima. Qui li abbiamo messi in ordine, no? 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3 fino a 7 a 6. E abbiamo visto che il rapporto più consonante dopo il 2, qual è? Qual è? L'ottava è il rapporto 2. In termini moderni si chiama ottava. Quello che in termini moderni si chiama rapporto di quinta, in termini matematici quanto è? A 2. È questa qui. È il rapporto tra questa che è una frequenza 3 e questa che è una frequenza 2. Ok, se lo guardiamo, qui era l'unisono, rapporto 1, questo è il rapporto 2, questo è il rapporto 3 a 2. Quando li mettiamo in fila, vediamo che il periodo aumenta sempre e quindi il più consonante di tutti dopo il rapporto 2 è 3 mezzi, che in termini moderni si chiama rapporto di quinta. Quindi, siccome per Pitagora, ecco, per Pitagora, quindi, il rapporto fondamentale è quello della quinta, il più bello. Quindi lui cosa dice? Io adesso, una volta che ho preso la mia prima nota che noi in termini moderni chiamiamo Do, mi sposto di 3 mezzi, cioè lo moltiplico per 3 mezzi perché so che queste due, questo Sol in termini moderni e il Do, insieme sono consonanti perché è un bel rapporto, 3 mezzi, l'abbiamo visto prima, abbiamo anche sentito. E a questo punto, adesso che ho scoperto una nuova nota che ho chiamato Sol in termini moderni, adesso cosa faccio? Mi voglio spostare di nuovo di quinta, di una quinta, quindi voglio spostare di nuovo di 3 mezzi. Cosa faccio? Prendo prima da 1 ho moltiplicato per 3 mezzi e sono arrivato a 1,5, 3 mezzi. Adesso da 3 mezzi cosa faccio? Moltiplico di nuovo per 3 mezzi in maniera tale che il rapporto sia 3 mezzi. A che numero arrivo? Quanto? No, allora 3 mezzi. Per 3 mezzi, quanto fa? Si moltiplica 9, 9 quarti. Ok? 3 mezzi per 3 mezzi, si fa il prodotto dei numeratori, 3 per 3 fa 9, il prodotto dei denominatori, 2 per 2 fa 4, quindi 9 quarti. Allora, e arriviamo a un re, esatto, arriviamo a un re. 9 quarti, ci spostiamo dello stesso angolo che è 210 gradi e qualcosa, 36 primi, e arriviamo a un re che infatti è il 9 quarti, 2,25. 9 quarti, che però è anche 9 ottavi, perché se moltiplichiamo o dividiamo per 2 siamo sul cerchio logaritmico, non cambia niente. Quando moltiplichiamo o dividiamo per 2 resta lo stesso punto. In particolare, noi lo chiameremo 9 ottavi perché? Perché adesso ci concentriamo sui numeri tra 1 e 2. 9 quarti è poco più di 2, è 2,25. Quindi noi adesso andiamo a analizzare i numeri tra 1 e 2. Quindi lo dividiamo per 2, 9 ottavi, tanto resta sempre la stessa nota, 1,125, e sta piazzato qui. Adesso ditemelo voi, cosa faremo? Il prossimo passo quale sarà? Prego? Esatto, moltiplichiamo di nuovo per 3 mezzi perché noi vogliamo creare note che siano in rapporto 3 mezzi, perché per Pitagora è il rapporto più consonante. A parte l'ottava che è addirittura la stessa nota, lui non lo considera neanche un rapporto consonante, lo considera la stessa nota, quindi è proprio un concetto diverso. Il rapporto più consonante è il rapporto 3 mezzi. Quindi ci spostiamo di nuovo di 3 mezzi, moltiplichiamo per 3 mezzi, arriviamo a quanto? Eh no, numericamente partiamo da 9 ottavi. No, 27. 27 sedicesimi. 9 ottavi per 3 mezzi, 9 per 3, 27, 8 per 2, 16, 27 sedicesimi. Ed eccolo qua, ci spostiamo sempre dello stesso angolo, perché quando moltiplichiamo per esempio per 2, ci spostiamo di 360 gradi. No? O anche se dividiamo per 2. Se moltiplichiamo per 3 mezzi ci spostiamo di 210 gradi e 36 primi. Si può fare il conto, insomma, così. E scopriamo un'altra nota che in termini moderni si chiama La. Ok? E così via. Allora adesso
Guardate queste frecce rosse, le vedete queste frecce rosse qui, dirette? Ecco. Allora, adesso andiamo a fare un diagramma considerando soltanto queste frecce, cioè da qui andiamo qui, poi da qui andiamo qui, a re, poi da lì andiamo a là, ok? Vediamo cosa è. Se continuiamo, secondo voi cosa succederà? Ecco, bella idea. Lei dice, Milena, che alla fine arriviamo al do. Vediamo che succede. Allora, siamo partiti dal do. Siamo arrivati qui al sol, poi al re, poi al la e così via. Di nota in nota ci spostiamo e andiamo a disegnare questa splendida figura che si chiama dodecaedro stellato e a un certo punto, alla fine, vedete che ritorniamo esattamente al Do. E quindi il cerchio si chiude, il ciclo si chiude. Pitagora ha fatto tutto quel Sì. lavoro lì con una cordicina. Con una? Con Sì, con una corda, sì. E un po' tanta matematica anche. Allora, siamo tutti d'accordo? Siamo tutti d'accordo o c'è un inghippo? Allora, se fosse tutto così, allora avremmo effettivamente le 12 note, torniamo alla fine e siamo tornati al Do esattamente. No, no, arriviamo al Do. No, no. Beh, il Si è qui, è subito prima. Eccolo qua. Allora, dunque, il Si, aspetta, dunque, La, Do, Sol, La, Si, il Si è qui. No, vabbè, ma arriviamo a un. Diciamo, non arriviamo al Si. Qui si fa un giro e arriviamo al Do. Ora, matematicamente, se facciamo due conti, noi abbiamo moltiplicato un sacco di volte per tre mezzi. E per quello che vi ho detto io, siamo arrivati di nuovo a un Do. Ora, un Do sul cerchio logaritmico è una potenza di 2. Quindi è 2 moltiplicato per se stesso un certo numero di volte. Quindi può essere 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e così via. Ora vi, come? Ah, esatto, elevato a un certo esponente. Come? Ma ci arriviamo dopo, infatti. Allora, se noi moltiplichiamo. Sì, prego, prego. Se noi moltiplichiamo tre mezzi per tre mezzi per tre mezzi per tre mezzi, possiamo mai arrivare a ottenere una potenza di 2? Al numeratore, continuiamo a moltiplicare per 3. Quindi non potremo mai arrivare a una potenza perfetta di 2. Ok? Quindi ci deve essere un problema da qualche parte. Allora, in realtà vi ho fregato. Perché? Perché noi non, se noi ci spostassimo esattamente di 210 gradi, allora effettivamente dopo 12 spostamenti otteniamo 2520 gradi, che è 360 gradi moltiplicato 7. Quindi avremmo fatto 7 giri, quindi 7 ottave per i musicisti. Okay? In realtà avevo mostrato prima che l'angolo non è 210, è 210 e 36 primi circa. Quindi, se andiamo a considerare anche questi 36 primi, per le 12 volte che l'abbiamo fatto, sono 432 primi che equivalgono a 7 gradi e 12 primi, che è quest'angolo qui. Quindi, in realtà, non siamo tornati esattamente al Do iniziale, ma abbiamo uno spostamento frequenziale, diciamo è quasi uguale, ma non è uguale. È come dire spostarci da 440 Hz a 445 Hz. C'è una piccola differenza che adesso andiamo a sentire. In termini matematici, 3 mezzi moltiplicato per se stesso 12 volte ci dà 129,7, che è molto simile a 2 alla settima che è 128. Quindi effettivamente non siamo lontani, però c'è comunque non è uguale, c'è un certo intervallo che si chiama comma pitagorico. Andiamolo a sentire questo comma pitagorico, mettiamo 440.
445. Ci sentiamo i battimenti. Quindi adesso se io ve li facessi sentire separati, 440, questo è 440. Adesso portiamo 445. Riuscite a cogliere la differenza? No. Io no. Chi è che riesce a coglierla? Ok. Allora, siamo su 445, ascoltiamolo bene. L'intensità è la stessa, il volume è lo stesso, frequenzialmente è questo è leggermente più basso, ma io non me ne accorgo, sinceramente. Cioè se li sento separati, io personalmente non me ne accorgo, vi dico la verità. La signora che evidentemente ha un ottimo orecchio si accorge che è un po' più basso. Io sinceramente, ecco. E quando li sentiamo insieme invece ce ne accorgiamo di più perché sentiamo i battimenti. Però vi rendete conto che a suonarle separate uno si potrebbe confondere perché sono molto vicine, ok? Quindi Pitagora che fa? Pitagora che fa? Dice sono talmente vicini questi due suoni che li consideriamo lo stesso suono e ci fermiamo lì, insomma, no? Anche perché, diciamo, si potrebbe continuare all'infinito e non torneremo mai allo stesso suono, proprio perché, l'abbiamo visto prima, tre mezzi... Per quanto lo moltiplichi non potrò mai arrivare a una potenza di 2, ok? Quindi lui dice, ci fermiamo qui. Ci sono altre scale studiate nel corso della storia o studiate da altre culture che si fermano più in là. E quindi troviamo scale con un numero diverso di note, ci sono scale a 19 note, a 22 note, a 53, 41, insomma adesso non entreremo in questo... Non lo so io, ma probabilmente non lo sa nessuno, credo. No, in realtà il rapporto di ottava... allora, no, ci sono dei nomi greci. Non me lo ricordo, no, ci sono dei nomi greci. Su alcuni rapporti ci sono dei nomi molto... Ad esempio, uno di questi è il diapason, però adesso non ricordo... Non ricordo esattamente. Quindi, se andiamo a vedere bene, in realtà, quando facciamo il ciclo delle quinte, si chiama questo, perché ci spostiamo di quinta in quinta, quindi di tre mezzi in tre mezzi, arriviamo appunto a un punto che non è esattamente quello iniziale, ma spostato di circa 7 gradi. Quindi quello vero è questo, non è questo, qui vi ho un po' imbrogliati, ma è questo qui. Ok? A questo punto ecco la scala pitagorica. Abbiamo trovato 12 note, qui accanto avete i nomi moderni, ancora una volta. Qui abbiamo le frequenze da 1 a 2, che è la stessa nota, Do. E poi abbiamo, ecco, il Re, che era 9 ottavi, vi ricordate? E il Sol, che chiaramente era 3 mezzi. E poi tutta una serie di altri rapporti. Qui abbiamo il valore approssimato, mi è venuta l'interferenza dal francese, ho detto la valore, il francese è femminile. Qui abbiamo il valore approssimato, quindi in decimale, vedete 1, 1,05, 1,12, 1,18, eccetera, fino a 2. Sono le 12 note trovate da Pitagora. Se vediamo gli intervalli, cioè se facciamo... Gli intervalli frequenziali, ancora una volta, non sono le differenze, sono i rapporti. Quindi se facciamo 1,05 diviso 1, otteniamo 1,05. Se facciamo 1,125 diviso 1,0535, otteniamo 1,06.
E così via, se andiamo a vedere tutti questi intervalli, quindi i rapporti tra queste frequenze, vediamo che abbiamo due intervalli diversi. Uno che è 1,0535 e l'altro è 1,0678. E sono i due gradini della scala pitagorica, che vedremo fra poco. Adesso vi faccio vedere un breve video che illustra questo discorso. Allora, qui vediamo la spirale, qui è il cerchio logaritmico, questo è il do iniziale, salendo arriviamo a 1, che è il Sol, quindi una quinta più in alto, poi salendo arriviamo alla seconda quinta più in alto, arriviamo al Re, poi 3 era il La, vi ricordate, e così via, e arriviamo fino a 6. La sesta quinta più in alto. Dopodiché, verso il basso, quindi verso note più basse, andiamo a dividere per tre mezzi, quindi sempre un rapporto di quinta comunque, e andiamo all'1 nero, diciamo così, meno 1, poi dividiamo ancora per tre mezzi, arriviamo al meno 2, e così via, fino al meno 5. E queste sono le 12 note. Allora, le andiamo a sentire. Allora, vedete, partiamo da qui. Siamo arrivati qui. E vedete che c'è anche il tasto qui del pianoforte, che è visualizzato. Questa è la quinta successiva, meno 3, che è qui. Questo qui corrisponde a questo. Stiamo andando di quinta in quinta, quindi. Questo dovrebbe essere. Ah sì. Un re. Di quinta in quinta ci stiamo spostando sul pianoforte, vedete? E questo è l'ultimo. No, no, questo è il penultimo. E questo è l'ultimo. Adesso, se andassimo a fare un'altra quinta, ritorneremmo a un valore molto molto vicino. Dunque, aspettate un secondo. Molto molto vicino a questo da cui eravamo partiti. Quindi sostanzialmente 12 quinte sono grosso modo equivalenti a 5 ottave. Ripeto, quinta vuol dire un rapporto 3 mezzi, ottava vuol dire rapporto 2. Adesso qui in questa animazione vediamo, questa è una cosa fatta, uno studio fatto da un matematico e musicista danese, con anche la spiegazione in danese. Io non parlo danese, però se qualcuno parlasse danese potrebbe poi spiegarmi meglio i dettagli di cosa ci racconta. E adesso invece vediamo di nuovo la scala, però non in ordine di quinte, ma in ordine frequenziale, quindi del cerchio sostanzialmente, da qui a qui a qui. Siamo qui. Vedete che le riporta ogni volta, cioè stiamo seguendo le note sul cerchio e poi le riporta nell'ottava centrale, che purtroppo in realtà è leggermente oscurata da questa barra, quindi non si vede benissimo purtroppo questa cosa. E quindi adesso si sente questa nota e poi si vede nell'ottava centrale. Adesso questo lo faccio vedere giusto un paio di note e poi procedo. Questa e poi nell'ottava centrale. Purtroppo vabbè, questa parte non si vede bene perché è oscurata, quindi non, vabbè, la salto. Ok, questo è quello che abbiamo appena visto, la spirale. Questa è la spirale in cui vedete che la prima e l'ultima nota sono
a distanza di un comma pitagorico, quell'angolo di 7 gradi di cui parlavamo prima. Ecco, a questo punto vi faccio ascoltare, almeno una parte, dell'aria sulla quarta corda di Bach in scala pitagorica, che è già pronta qui. Poi mi direte se trovate delle differenze con... la conoscete tutti l'aria sulla quarta corda, quella classica? Ove, se no posso farvela sentire, la cerco un attimo. Ok. Allora, vabbè, intanto vi faccio sentire questa perché penso che comunque la riconoscete subito. La sigla di Quark, per intenderci. Ecco, chiedo domanda per i musicisti. Allora, innanzitutto questa è suonata con note pure, quindi per mettere in evidenza la differenza tra la scala pitagorica e la scala moderna. Chiedo ai musicisti, sentivate delle stonature, delle cose diverse, diciamo, da quelle a cui siete abituati con la scala moderna? Sì? Abbastanza normali? Gli altri musicisti? Una nota era un po' diversa. Ok, perché io ripeto, non essendo musicista, a orecchi... Una nota diversa, però può darsi che sia quella. Ecco, io non le apprezzo, però diciamo che chi magari ha l'orecchio allenato, immagino possa percepire. Sostanzialmente non sono le stesse... Cioè, le stesse note a cui siamo abituati noi, ci sono dei leggeri sfasamenti frequenziali tra questa e la scala moderna. Fra poco vedremo in cosa consiste la scala moderna. Poi, se volete, lo possiamo risentire dopo, un altro pezzo. Quindi, adesso abbiamo visto il perché 12. Diciamo che, intanto, complimenti perché... diciamo siete riusciti a sopravvivere alla parte più difficile, che oggettivamente, insomma, molto matematicamente, insomma, ha una certa complessità. Adesso andiamo su una fase invece molto più leggera e cerchiamo di capire perché proprio 7. Abbiamo capito perché 12, però a questo punto la domanda è perché 7? Perché si dice le 7 note. Ecco, qui la risposta è più culturale che matematica e la vediamo fra poco. Tanto per cominciare, vi dicevo, ci sono nella scala pitagorica due tipi di intervalli frequenziali, quindi due tipi di rapporti di frequenza tra ogni nota e quella successiva. Uno è questo 1,0535 che si chiama semitono cromatico, che chiameremo C, cromatico. L'altro, quello leggermente più grande, il gradino un po' più alto, diciamo, si chiama semitono diatonico e lo chiameremo D come diatonico. Il prodotto di questi due si chiama tono ed è esattamente il 9 ottavi, che è il rapporto tra il re e il do, in scala pitagorica, che è 1,125. Questo l'avevamo incontrato prima, il 9 ottavi, che è tra l'altro equivalente a due quinte a partire dal do, arriviamo prima al sol, poi al re. Ecco, quindi questo... Quindi sostanzialmente tra il Do e il Re, nella scala pitagorica, c'è un'altra nota che è il... Come si chiama? Do diesis, esatto, o Re bemolle. Ok? Perfetto.
Ora, i greci usavano il tetracordo. Il tetracordo era fatto in questa maniera. Aveva quattro corde, in maniera tale che gli intervalli tra una corda e la successiva fossero tono, tono, semitono cromatico. Dove per tono intendo il 9 ottavi e il semitono cromatico è quello visto prima. Quindi entrambi i tetracordi, loro poi suonavano con due tetracordi, entrambi i tetracordi avevano questi intervalli tono, tono, semitono cromatico. Chiaramente gli intervalli sono tre perché le corde sono quattro. Quindi se facciamo il rapporto frequenziale tra questa nota e questa, viene fuori un tono, 9 ottavi. Se facciamo il rapporto frequenziale tra questa e questa, viene fuori un tono, tra questa e questa viene fuori un semitono cromatico. Ora, tutti i tetracordi avevano questa struttura, tono, tono, semitono cromatico. Loro suonavano con due tetracordi distanziati di un tono tra loro, cioè tra questa corda e questa c'è un intervallo frequenziale di un tono. Per cui alla fine, messi insieme, viene fuori tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. In particolare, il rapporto tra la prima e l'ultima corda è un rapporto 2, quindi un rapporto che in termini moderni si chiama ottava. Il rapporto tra le due prime corde, cioè tra questa e questa, è 3/2, che è quello che chiamiamo in termini moderni quinta. Il rapporto tra la prima e l'ultima corda di un tetracordo è 4/3, che in termini moderni chiamiamo rapporto di quarta. E quindi vedete che 3/2 per 4/3, se fate il conto, fa proprio 2. Quindi i conti tornano. Ora, guarda caso, questo tono, tono, semitono no, dunque, ci arriviamo dopo. Allora, se adesso andiamo a vedere queste 8, qui abbiamo quindi 8 corde. Però siccome la prima corrisponde alla stessa nota della, cioè l'ultima è la stessa nota della prima, le note diverse qui sono 7. E da qui sembra che derivi il discorso delle 7 note, cioè ce ne sono 7 che sono più importanti di altre, diciamo così. Hanno selezionato dalle 12 della scala pitagorica, ne hanno selezionate 7, che poi di volta in volta cambiavano, però ne hanno selezionate 7 e suonavano una melodia con quelle 7. Perché c'erano dei rapporti consonanti tra queste note, diciamo, venivano fuori delle melodie consonanti. Quindi, se andiamo a riprendere la scala dei valori, ecco che le 7 note, anzi le 8, perché l'ottava è equivalente alla prima, le 7 note sono proprio queste qui, in questi valori qui. Quindi che in termini moderni chiameremo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La e Si. In termini moderni. Ecco quindi da dove sembra che venga il 7. Dico sembra perché ci sono varie spiegazioni, varie ipotesi. Questa è una delle possibili. E ripeto, come dicevo prima, non a caso questa scala tono, tono, semitono, tono, 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 semitono è proprio quella che troviamo tra i tasti bianchi di un pianoforte. Ok? Adesso passiamo ai nomi delle note. Sapete perché si chiamano Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si? Non lo sa nessuno? Allora, i nomi delle note vengono dall'inno a San Giovanni del monaco Paolo Diacono dell'VIII secolo d.C., che tra l'altro è molto noto come storico, se ricordo bene è friulano. A me sembra di ricordare che fosse... Allora, Paolo Diacono a me sembra di ricordare che fosse friulano, ma potrei sbagliarmi, eh? Allora, poi, qui, no, infatti, io ho detto che
L'inno a San Giovanni è del monaco Paolo Diacono, ok? Ecco. Dopodiché Guido d'Arezzo, nell'XI secolo, lo usò per dare i nomi dei nomi alle note. Perché ut, vedete che ut è qui sul do, sulla nota do, quella che oggi chiameremo nota do. Poi, quindi il testo dice utque ant laxis resonare fibris, mira gestorum famuli tuorum, solue polluti lavi reatum sancte Ioannes. Che vuol dire? Quando si lamentano i tuoi servi, famuli, o meglio, famuli sono i servi, delle tue gestorum, i tuoi servi, no, ecco, forse sì, per le fibre stanche, per le membra stanche, non l'ho ripassato, lo conoscevo bene, ma comunque polluti labi reatum è il San Giovanni sciogli il peccato del labbro contaminato. Dovrebbe essere più o meno questo. Quindi vedete che ogni sillaba iniziale è associata a una nota. E quindi Guido d'Arezzo associò, diede a questo, siccome sono proprio note diverse, qui abbiamo un do, poi un re, poi un mi, eccetera, lui associò a questa nota il nome della sillaba che era cantata su quella nota. Verso successivo, stessa cosa. A questa nota gli associò il nome della sillaba che era cantata su quella nota. E quindi così via. Fino a là. Tutte le iniziali. Fino a là. Attenzione perché il si non è su una nota si. Fu una cosa successiva, perché inizialmente diede soltanto i nomi alle sei note, a queste prime sei note, che erano considerate le più importanti. Poi successivamente, quando si decise di dare il nome anche alla settima nota, si prese il si da SI, anche se in realtà nell'inno a San Giovanni non coincide con la nota si. Okay? E infine il nome ut fu poi cambiato nel XVI secolo dal musicologo Doni, che lo rinominò ut in do, da Dominus, ufficialmente. Poi in realtà probabilmente anche per autocelebrazione dal suo cognome, Doni. E adesso, ah no, questo è già aperto in realtà, quindi non c'è bisogno. Andiamo a sentire l'inno a San Giovanni di Monteverdi.
Ecco qua. Quindi, da questo inno prendono nome le note. Ti informo che anche per la musica bizantina. Ah, ecco. Poi ti faccio vedere il greco da dove viene. Grazie, va bene. Quindi andiamo verso la conclusione. La scala pitagorica, adesso con i nomi moderni delle note, che abbiamo già visto. E a questo punto, perché ottava? Ottava proprio perché, visto che ci sono queste sette note più importanti, diciamo così, l'ottava è il rapporto tra, diciamo, l'ottava rispetto a un do iniziale è proprio l'ottavo tasto. Ok? Quindi tra do e do, tra re e re, tra mi e mi, e così via. Rapporto di frequenza 2. La quinta, perché il tre mezzi è proprio il quinto tasto, appunto il sol do. Rapporto di frequenza 3 mezzi, quindi. E così via, poi la quarta, che è il fa do, e così via. Ora, il problema, dicevamo, è che i gradini della scala non sono uguali. Abbiamo un semitono cromatico e un semitono diatonico. Questo, quindi uno è 0,5 e l'altro è 1,06 circa. Perché questo è un problema, secondo voi? Avere dei gradini diversi, di altezza diversa? Come si arriva proprio a un tono preciso, a un tono da un do all'altro? No, quello è preciso. Il rapporto di ottava è proprio 2, anche il rapporto di quinta è proprio 3 mezzi nella scala pitagorica, non è quello il problema. I musicisti? Ma no, io penso che non sappiano quello che stai dicendo. Scusa. Non sanno che c'è una differenza tra il re diesis e il mi bemolle, come fanno a sapere? Ok, ma la domanda è perché avere una scala con due gradini diversi nella scala pitagorica crea problemi? No, 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 perché le 12 note della scala pitagorica sono queste. Lui aveva già unificato il re bemolle con no. Il re diesis con le no, le chiamiamo, per esempio, la seconda nota qui, la chiamiamo do diesis e re bemolle, ed è questo rapporto qui, è molto precisa, nella scala pitagorica c'è solo quella. No, nella scala pitagorica le 12 note sono queste. Non ce ne sono altre. Sì, 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 sì. Non ce ne sono altre. Allora, ve lo dico io. Nella scala pitagorica abbiamo gradini di altezza diversa. Vedete, in questa rappresentazione sono verdi o rossi. Ok? Quindi il tono completo. Sì, vabbè, diciamo è una cosa giusto per far capire l'idea, no? Scusa, quando avevi fatto il cerchio logaritmico, per cui si andava tre, sì. Non si andava leggermente sfasati dal centro. Sì, però lui si ferma lì e dice il do vale 2. Le mie 12 note sono quelle e prendo quelle. Per convenzione lui molto simile. Esatto. Esatto. Quindi lui prende queste 12 note, nella scala pitagorica sono queste 12 note. Ora, il problema è quello della trasposizione tonale. Cioè, se io ho una certa melodia, che sto suonando in termini moderni, diciamo in do, e voglio rifarla una quinta più su, quindi a partire dal sol, la stessa melodia, per esempio la melodia do re mi, diciamo questa splendida melodia che ci siamo inventati adesso, do re mi. Se io voglio farla a partire dal sol, non ritrovo più gli stessi gradini. Vedete, se questa è la scala, vedete che in questa scala qui di sinistra, che è quella pitagorica, abbiamo esattamente due tipi di gradini. Il cromatico e il diatonico. Cromatico, diatonico, cromatico, diatonico, poi abbiamo cromatico, cromatico e così via, no? Se noi vogliamo traslare di un gradino, no? Quindi traslare la nostra melodia di un semitono, vedete che qui e qui il mio gradino me lo trovo combaciante, ma qui non me lo trovo combaciante, qui nemmeno. Ma tu ci porti quindi alle alterazioni in chiave. Esatto. Ma qua non te le capisco. No,
No, beh, però il concetto di dire suono la stessa melodia, una nota un po' più alto, penso che. Ah. Bisogna sempre ricreare quei rapporti. Sì, il problema è che col pianoforte, Pitagora non c'aveva il pianoforte, e noi stiamo parlando di Pitagora. Quindi, vabbè. Comunque, come si risolve il problema? Con? Allora, chiedo scusa, siamo un po' in ritardo perché abbiamo cominciato un quarto d'ora in ritardo, quindi con la scala temperata. Ovvero sia, si prende l'intervallo, questo è, diciamo, ci sono stati già Aristosseno nel 320 avanti Cristo, aveva parlato di questo concetto, Vincenzo Galilei, padre di Galileo Galilei, 1581, poi il problema è stato risolto da Cai Yuzhu, che è un principe cinese, nel 1584, e in Europa l'anno dopo, apparentemente in maniera indipendente da Stevin. E poi se ne occupa anche il matematico Mersenne più avanti. Cioè, si prende l'intervallo di ottava, che è un rapporto che è 2, e si dice facciamo tutti i gradini uguali. Per fare tutti i gradini uguali dobbiamo trovare un numero che moltiplicato per se stesso 12 volte ci dia 2. Volendo restare sulle 12 note. Di conseguenza questo numero è radice dodicesima di 2. Un numero che moltiplicato per se stesso 12 volte da 2, che è 1,059, che è intermedio tra il semitono cromatico e il semitono diatonico. Qual è il problema di questo approccio? Che se noi andiamo a vedere il rapporto di quinta, che è il set, dopo 7 semitoni viene fuori il rapporto di quinta, non è più 1,5, ma è 1,49. Quindi nella musica moderna, utilizzata poi in pratica da Bach in poi sostanzialmente, quando noi abbiamo un rapporto Do-Sol, non abbiamo il rapporto preciso di 3/2 che possiamo sentire qui. Adesso, questa è la quinta pitagorica, che è preciso 3/2, 1,5. E adesso vi faccio sentire quella invece temperata. Magari così sapete qua sì, no, le note di seguito, la moglie come lo segue. In realtà quando l'avevo fatta io sentiva di più il proviamo con questo. Lo sentite il battimento? Forse lo devo abbassare un po' il volume, forse perché non. Ok? Quindi diciamo che è un'ottima approssimazione, però diciamo alla quinta è andata abbastanza bene. Ci sono altri rapporti di frequenza in cui questa differenza e quindi i battimenti si sentono di più. Quindi per concludere, scala temperata, c'è Bach e tutti i gradini sono uguali. Grazie. Allora ringraziamo il professore e gli auguriamo un buon viaggio di ritorno alla sua Svizzera. Grazie. Efcharisopoli. Sì. C'è qualche cosa? Beh, i colori anche sono frequenze. Vedevo solo quelli io. Non vedevo. I colori sono frequenze anche. Quindi, ad esempio, ci sono le persone sinestetiche. Facevo io l'associazione di colori di questo tipo. È quello. Sì. Parlo di sentire. Nella sinestetica. Di sentire. Torni presto. Grazie. E i migliori auguri. Ditelo a Giorgos.